Buonasera, benvenuti a tutti in questo sesto appuntamento sulla storia di Tropea. Un caro saluto a tutti voi e spero che tutti voi stiate bene nelle vostre case, che vi atteniate sempre alle disposizioni ministeriali. Oggi è un giorno particolare, è il 21 di marzo, primo giorno di primavera, e siamo quindi in piena, all'inizio della primavera. Una primavera oggi particolarmente nuvolosa qui a Tropea e non solo a Tropea, un po' in tutta Italia. Ma i raggi di questa della bella stagione speriamo possano quanto prima rischiarare i nostri destini e le sorti del nostro paese. Oggi è il 21 marzo. Il 21 marzo è una giornata importante, perché si celebrano la giornata, per l'appunto, la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale e la giornata della memoria, la giornata nazionale della memoria e dell'impegno per ricordare le vittime innocenti da parte della mafia, ed è la giornata mondiale della poesia voluta dall'UNESCO. E proprio oggi non vi voglio parlare prettamente di storia tropeana, ma voglio parlare un po' della storia della poesia. Certo, una mezz'ora misera e riduttiva per parlare del grande retaggio poetico che ha avuto Tropea nei secoli, ma vi voglio giusto fare una chiacchierata così confidenziale con tutti voi. Intanto saluto un po' di persone che vedo collegate. L'amica socia Francesca Medile, Fabrizio Gentile, Fabrizio Giuliano, Gaetano Magri, Beatrice Lento, non so, non ne vedo altri. Poi in seguito, mi raccomando, qualsiasi curiosità e domanda voi sottoponetemela via sulla mia pagina. Oggi quindi parleremo della poesia. La poesia, beh, ha avuto Tropea è stata menzionata ed esaltata da diversi autori. Io nelle precedenti puntate vi ho parlato di quella citazione che ha fatto Torquato Tasso nella sua Gerusalemme conquistata: di Taranto e di Locri ardita gente, e Otranto e Croton nulla distorna, o di Tropea lave il mar corrente, rapido si rivolge indietro e torna. Composto intorno al 1560, a Sorrento, aveva appena 16 anni, fu la sua prima versione della Gerusalemme conquistata. E qua, quest'ottava cita Tropea. Proprio in questo periodo, verso la metà del XVI secolo, Tropea fu una delle città più ricche e rigogliose del sud Italia. Fu addirittura la prima per numero di abitanti tra il 1530 e il 1580, proprio fu la prima città per numero di abitanti di tutta la Calabria, ovviamente comprendendo i 23 Casali, quindi raggiunse una popolazione all'incirca di 16.000-17.000 persone. E fu anche il secolo d'oro di Tropea, dove fiorirono diverse attività culturali, tra queste l'Accademia degli Affaticati. Saluto l'amica Caterina Forelli. Ciao Caterina. L'Accademia degli Affaticati fu un'istituzione culturale di cui non conosciamo precisamente l'anno di fondazione. Sappiamo che già nel XV secolo, verso la metà del 1400, diverse accademie in tutta Italia sorsero dove intellettuali, poeti, ma anche scienziati, filosofici, proprio come indica il termine stesso, accademia di derivazione platonica, si riunivano per promuovere le arti, la filosofia, la scienza e la letteratura. Abbiamo una delle prime a Roma intorno al 1440, quindi di derivazione umanista, ma abbiamo anche a Siena la cosiddetta Accademia degli Intronati. Ogni accademia assumeva una denominazione. Abbiamo verso l'inizio del 500 a Napoli anche l'Accademia degli Oziosi e a Cosenza l'Accademia proprio Cosentina, che è tutt'oggi in funzione, fondata se non erro nel 1510 ed è tutt'oggi una delle più antiche proprio in Europa, ancora attive.
A Tropea sorse, un po' in contrapposizione all'Accademia degli Oziosi di Napoli, l'Accademia degli Affaticati. Già il motto, che riprende un passo delle Metamorfosi di Ovidio, riferendosi ad Ercole, mitico fondatore di Tropea, riporta «In defessus agendo», cioè «in modo instancabile mi adopero». E infatti l'Accademia degli Affaticati è stato un po' il contenitore di diversi letterati e cultori di storia patria. Tra questi possiamo ricordare i fratelli Benedetto e Giovan Battista Caivano, Cesare Tomeo, autori di sonetti nella seconda metà del Cinquecento. E proprio una prima testimonianza dell'Accademia degli Affaticati l'abbiamo in un sonetto di Giovan Battista Caivano, a quanto pare datato 1572, un anno dopo la vittoria di Lepanto, dove i tropeani parteciparono con tre navi, con tre galee, partecipò Gaspare Toraldo. Ritorneremo su Lepanto in ambito poetico. Sentite un po', ovviamente è un sonetto con termini dell'epoca proprio che risentono di quello stile. Benedetto Caivano, cioè Giovan Battista Caivano, or che la bella e boschereccia flora e Favonio scherzando dolce vanno e fan più vago e dilettoso l'anno che della terra il ciel già si innamora. Voi, signor mio, coi vostri soci ancora, per togliere ad ognun ciascuno affanno, fate, sotto apparente finto inganno, vari effetti mortai vedere ogni ora. E per far che maggior la gloria e il vanto della nostra accademia, all'altre passe, cinto i capei di verdi lauree fronde, del gran tosco, a sì ben l'altero canto esplicate i pensier, che in dubbio stasse che egli dal cielo in voi la voce infonde. Bene, il gran tosco, chi si poteva rivolgere se non al sommo poeta Dante Alighieri? E quasi nella sua chiosa finale dice: del gran tosco l'altero canto esplicate i pensier, quindi voi commentate anche il bel canto, quindi le sue opere, la Divina Commedia. Un altro legame tra Dante Alighieri e Tropea, che in dubbio stasse che egli dal cielo in voi la voce infonde, cioè quasi come se dal paradiso lui infondesse, diciamo, negli autori, nei poeti tropeani, la sua gran voce, il suo estro poetico. Battaglia di Lepanto. Nel 1571 vince la Lega Santa e un altro poeta tropeano, Cesare Tomeo, compose proprio un'opera nel 1575 dedicata proprio alla vittoria della Lega Santa contro i turchi, e fu messa in scena per la prima volta a Messina. Alcune fonti dicono addirittura di fronte a Don Giovanni d'Austria, il grande comandante della flotta cristiana che vinse a Lepanto. E sempre in questi anni lo stesso Gaspare Toraldo, cavaliere, ammiraglio che capeggiò i tropeani a Lepanto, comporrà delle poesie, sempre perché in ambiente, come dire, accademico, in ambiente colto, si cercava anche di evadere un po' dalla routine che era la vita nobiliare, la vita, diciamo, di questi ricchi e nobili signori. E altri autori importanti, sempre legati all'Accademia degli Affaticati, di cui faranno parte, avremmo Ottavio Glorizio. Ottavio Glorizio, che operò molto a Messina, dove scrisse due importanti commedie in prosa: Impresa d'amore, messa in scena il 24 settembre del 1600 a Messina, e Le spezzate durezze. Mi fa piacere ricordare che proprio nel 2005, con il liceo classico, gli istituti superiori di Tropea, abbiamo messo in scena proprio Impresa d'amore del nostro concittadino Ottavio Glorizio, e fu una bella rappresentazione che speriamo quanto prima anche di poter proiettare e di mettere a disposizione anche su YouTube. Altri importanti autori che hanno omaggiato Tropea nei secoli hanno lasciato testimonianza in altre liriche. Lo stesso
Abate Sergio, Francesco Sergio, l'autore della cronologica collettanea del 1720, quest'anno fa 300 anni, e quando sarà finito questo incubo, speriamo di poter celebrare e commemorare come si deve, quanto prima, in questo suo latino un po' maccheronico dell'epoca fa una descrizione in prosa latina, però che ha tutta l'aria proprio di essere un'elegia, una poesia dedicata a Tropea. Io ve la leggo, però ve la leggo già tradotta. Vedete un po' come descrive Tropea l'abate Sergio. Dal mare la tua origine, dal mare sei circondata, dal mare provengono i tuoi fondatori, dal mare prendi il nome, dal mare il tuo commercio, sopra il mare sei situata, e sempre dal mare tutto ciò che a te proviene, e adesso sei legata indissolubilmente, sei dunque del mare sposa. Questo ci testimonia sempre come la sua posizione strategica sul mare, che la rende veramente del mare sposa, ha sempre favorito lo scambio non solo commerciale, ma soprattutto quello culturale di Tropea. Noi vi abbiamo testimonianza di questo grande notaio e copista Pietro Campenni da Tropea, che verso la fine del 300, tra il 1395 e il 1399, scriverà, proprio copierà due copie della Divina Commedia di Dante Alighieri ad Isola d'Istria, proprio commissionato dal doge locale. Quindi vedete un po' come il fermento culturale travalica anche i secoli, quando non abbiamo tante testimonianze, tanti... Ah, saluto Saverio Muscia, che è sempre... Vedi, ecco, a tal proposito, il buon Saverio una volta aveva letto proprio questo passo dell'abate Sergio. Saluto anche zia Mimma e tanti altri amici, che sono anche Rosalie e tanti altri, e la preside Beatrice Lento. Tornando a noi, io vorrei leggere adesso una bellissima descrizione che fece l'etnografo Giuseppe Chiapparo in diverse sue opere, proprio che esalta Tropea in questa lirica. È una lirica che è stata di recente pubblicata grazie alla Meligrana Editore nel 2009. Sentite un po' come in pochi versi, in endecasillabi sciolti, esalti proprio la storia di Tropea. Salve Tropea, che dal tuo fido scoglio, da solide recinte antiche mura, sei monumento a noi tardi nepoti di splendida vittoria e degli eretti dal vincitor magnifici trofei. Placidamente, dall'estrema costa litoral della nordica marina, a te sorride Policastro e veste di purissima luce il sol nascente, i giardini aromatici e le ville deliziose che ti fan corona. Delle bruzie città, fedel tu sola, al magnanimo Alfonso il duro gioco dell'Angioin prima scotesti, e poi di quel ruffo terribile che in vano l'oro profuse per ridurti schiava. Le vie scorreva il popolo festante, a libertà inneggiando, erano i figli di quel Toraldo che fatale addusse scorno alla squadra musulmana, e invitto velò d'eclissi la falcata luna, quando dall'Etolio Mar la formicata nave salendo vi piantò il vessillo trionfal di San Marco. Eterna duri la fama degli eroi, prodi nell'arme, amici a libertà. E sempre un'ultima poesia che vorrei leggervi è di un altro autore tropeano che ci dobbiamo un po' adoperare, le diverse associazioni, ci sono associazioni culturali, ma abbiamo anche l'associazione di poesia Onde Mediterranea, così come tanti altri sodalizi, e sto parlando di riprendere un po' le liriche e il contributo che diede il poeta tropeano Antonino Scordo, che nato a Tropea nel 1939 e morì nel 74, giovanissimo, compose due raccolte di poesie, Temi di amore no e Foglie verdi. In una di queste poesie fa proprio un inno a Tropea, che vogliamo proprio rileggere proprio per riscaldare i nostri cuori, perché è
una poesia, a mio avviso, bellissima. Allora, saluto anche la signora Giovanna Ciccarelli, cara Intrecate, Felice Sirianni. Un abbraccio a tutte voi. Atropea. Mi sembri ancora più bella questa sera, col cielo azzurro e con l'azzurro mare, che si frange laggiù, sulla scogliera. Si vedono lontano due lampare, là, sulla sabbia. Danzano le onde e con la riva ognuna si confonde. L'ansia non turba un alito di vento, mentre sode lontano una canzone, che sembra al cuore un flebile concerto, capace di fugar la delusione. Tutto d'intorno a te stasera tace, solo il mio cuore, ahimè, non trova pace. Bella, tu dormi in una conca verde, cullata dall'azzurro del Tirreno, che lontano, lontano assai si perde e si confonde con il ciel sereno. Cantano gli usignoli e la collina ti fa corona come una regina. Chi può scordar Tropea, le tue ragazze, i tuoi viali con gli innamorati, le zagare, i giardini e le tue piazze e tutti questi fiori profumati? Dovunque andrò io non potrò scordare le tue verdi colline e del tuo mare. Sempre ti porterò nel cuore mio e ti custodirò come un tesoro, anche se un giorno dovrò dirti addio, come una fata dai capelli d'oro. Ora ti lascio, dormi in questa pace, non senti, l'usignolo pure tace. Dormi, mia cara splendida Tropea, e quando aprirai gli occhi, in sull'aurora apparirai più bella di una dea, e accanto a te mi troverai tu ancora. Il cuore mio non può lasciarti più, perché la vita, mia Tropea, sei tu. Antonino Scordo. Vedo altri commenti. Mi dovete scusare, ma siccome io sono un sentimentale, a volte quando leggo queste belle liriche la commozione nasce spontanea. Speriamo quanto prima di farle leggere ai nostri magnifici ragazzi di Labo Arte, dell'alternanza scuola-lavoro, in tutte le piazze, in tutte le vie, i larghi di una Tropea illuminata, come dice, dal sol nascente e di un'età nuova. Questo è l'auspicio che facciamo a tutti noi. Non abbiamo altri saluti. Tornando sempre al discorso della letteratura tropea, non bisogna mai dimenticare che molti di questi letterati, per poter studiare a volte, molti di questi hanno dovuto prendere i voti. Infatti molti, come lo stesso Glorizio, Francesco Sergio, Lorenzo Dardo, erano tutti abati, avevano preso i voti. E lo stesso Petrarca del Canzoniere era un religioso, non dimentichiamoci, a differenza anche di Boccaccio, che invece aveva tutt'altre attività. Il nostro appuntamento di oggi vuole anche omaggiare, almeno ci provo con questa vostra chiacchierata con tutti voi, per omaggiare i tanti scrittori e letterati che hanno voluto celebrare Tropea con la poesia. La poesia, come descrive il grande Ugo Foscolo nei Sepolcri, è un'armonia che vince di mille secoli il silenzio. La poesia a volte può immortalare e tramandare di animo in animo, di generazione in generazione, tutti quei sentimenti, quelle emozioni, ma anche sentimenti più alti come anche più forti e duri. Però è una forma di immortalità, perché queste emozioni che ci hanno tramandato tutti questi scrittori che hanno amato Tropea, che hanno amato la vita, hanno amato loro stessi e la loro vita, ebbene, rivivono in questa chiacchierata, così come in tante altre occasioni. La poesia Neruda, nel film Il Postino, l'ultimo film del grande Troisi, dice che quando la poesia viene spiegata diventa banale. Infatti non voglio dilungare in parafrasi o in altre circostanze. Io vi voglio salutare con una poesia che
è dedicata anch'essa a Tropea, che è parte di un input di una lirica che prima o poi cercherò di continuare o di concludere, ma per ora mi piace mantenerla così. E la poesia è la seguente. Bella tu sei, come divino altare fulgida ti elevi in sulle dolci onde, ti sorridono i clivi e il sacro mare. O mia Tropea dalle gloriose sponde, Tropea la libera, Tropea fedele, dove l'inno del gabbian si infonde, dalla riarsa rupe alle bianche vele. Gemme appari quando brilla il sereno, dopo la furia del nembo crudele, il ciel ti adorna con l'arcobaleno. Io vi ringrazio per questa chiacchierata. Oggi finiamo un po' prima, anche perché voglio rivolgere un altro appello affinché vi atteniate alle disposizioni degli organi di governo, a contribuire tutti, ciascuno nel nostro piccolo, per uscire da questa situazione, che spero il più presto possibile. Voglio salutare di nuovo tutti gli amici e tutte le persone che in questi giorni, in questa settimana, hanno voluto seguire queste dirette. Vorrei fare delle dirette nei prossimi giorni, magari da lunedì, compiacendomi di notizie più confortanti, però ancora non ci sono. Incrociamo le dita e speriamo davvero che quanto prima tutto questo possa essere buttato alle spalle. Vi abbraccio tutti e, come sempre, viva Tropea, viva il suo popolo, viva la libertà. A domani.